Bene, guardate qua queste frasi. Che bel dolce, quel ristorante è ottimo. Se vedete, che cosa significa Andrés? Che bel dolce. Che buon postre. Che bonito, che Ah. bueno, che bonito postre. Ma se vedi, non dice che bello. Dolce. Dice che bel dolce. E Italo, che cosa significa quel ristorante è ottimo? Aquel restaurante es óptimo. Esatto. E anche in questo caso non dice quello ristorante è ottimo, vero? Allora, perché? Perché succede quello? Lo vediamo adesso. Noi abbiamo due parole. Una è quello e l'altra è bello, che sono aggettivi dimostrativi. E che si usano, il nome è uguale, non, è solo per sapere, si usano sempre prima del sostantivo. E che cosa succede? Che quando li usiamo prima del sostantivo prendono la forma di un articolo. E in alcuni casi, come per esempio con i possessivi, possono prendere la parte dell'articolo. Allora, per quello vi ho detto, un po' scherzando prima della pausa, date un occhio agli articoli. Perché? Perché questo quello e bello si comportano esattamente uguale agli articoli. Vediamo come. Ok. Ditemi i tre articoli maschili singolari. No, singolare. Lo, Bueno, il il. lo l'apostrofa. Esatto. Allora abbiamo il, la L con l'apostrofo e lo. Perfetto. Dimmi, Italo, una parola che usi lo. Zaino. Zaino, perfetto. Andrés, una parola che usa il. Il pomodoro. Pomodoro, perfetto. E Italo, uno con la L. Albero. L'albero, perfetto. Se mi muoio tu. Odio word.
Ah, control Z. Toda la razón. Lalbe. Gracias. Allora. Se io voglio usare queste parole con uno di questi aggettivi, quello o con bello, dipenderà dall'articolo che ogni parola usa. Allora, se io per esempio voglio dire zaino, dico quello zaino. Aquella mochila, che in italiano ricordate che zaino è maschile, quello zaino. E se dico bello, dico bello zaino. Ah, per esempio, guarda, il bello zaino che ha comprato Marta. Perché sto usando bello prima di zaino, prima del sostantivo, allora lo uso con la forma per lo, bello. Lo stesso con bello, con quello. Puoi dire, mi passi quello zaino? ¿Me pasas aquella mochila o esa mochila? Pero, ¿qué cosa sucede con gli altri articoli? ¿No? Per le parole che usano il, l'aggettivo sarà quel. E per bello sarà bel. Bel. Quel pomodoro che hai comprato è verde. Ese tomate, aquel tomate. Mettiamo qua. Invece, guarda questo che ho scelto. No, guarda che bel pomodoro che ho scelto io. In cambio mira che bonito tomate che elegì io. Allora, succede sempre quando lo uso prima del sostantivo. Bene, quello, la forma di quel o quello, questo va sempre prima. È impossibile usarlo dopo il sostantivo, sempre prima. Bello sì che si può usare dopo ed è più semplice, ok? Però ovviamente dobbiamo imparare a usare questa forma. Se lo usiamo dopo è semplicemente bello, sempre. Sempre bello, bella, belli. Però in questo caso... Bene, come sarà quello o bello con le parole che usano la L con l'apostrofo? Molto simile all'apostrofo. Facciamo quel apostrofo. Bel apostrofo. Mettiamo un esempio. Quell'albero è albero è troppo grande
per il nostro giardino. Sì, aquel árbol. Però facciamo quell'albero. Sto facendo frasi complete, allora vediamo. Che peccato. Che cosa significava che peccato? Che cosa significa che peccato? Come dire che pena? Che peccato era proprio un bell'albero. Era realmente un bonito árbol, un bell'albero. Ok. Si capisce? Si capisce la forma, il perché, come lo usiamo? Sì? Bene. Allora, vediamo. Ditemi i due articoli maschili plurali. I e li. Esatto, i e gli. Allora, Andres, come pensi tu che può essere quello e bello con l'articolo i? Prova a immaginare. I quelli? No, quasi. Quei. E per bello sarà? Bei. Bei. Dimmi una parola con i. I i cani. Quei cani, bei cani. E allora sarà quei cani o bei cani. E Italo, come secondo te come sarà quello e bello con gli? Quelli. Quelli. E poi? Begli. Begli. Esatto. Dimmi una parola con gli. Bene, bene, bene. Difficile anch'io. So, palazzi. No, palazzi i palazzi perché comincia con consonante. Ah, già, già, già. Sì. Albero. Stivali. Esatto, bene. Allora, quegli stivali, begli stivali.
Bene, quali sono i due articoli femminili singolari? La. La. E poi? L'apostrofo. L con l'apostrofo. Esatto, però la L con l'apostrofo ce l'abbiamo già, non la ripeto perché è la stessa. Sarà di nuovo così, quel e bel. L'unica differenza è che sarebbe una parola femminile. Allora, quale è l'articolo femminile plurale? Le. L'unico. Sì, le. Allora, ricordate sempre che in italiano abbiamo sette articoli. Questi qua. Lo, il, la L con l'apostrofo, i, gli, la, le. Allora, questa è semplice. Andrés, quello è bello con la. Come sarà? Quella. Quella. È bella. E con le? Io? Sì, sì. Quelle? Quelle. È belle. Belle. Ok? Allora, come sempre, dobbiamo sapere molto bene gli articoli per riuscire a usare bene questi aggettivi dimostrativi. Allora, mi manca un esempio per la e per le. Andrés, fammi tu un esempio con la, ma fammi una frase. Usalo, sì? O quella, o bella, o le due. Se riesci a usare le due, benissimo. E tu, Italo, uno con le, quelle, belle. Yeah. Provate a creare una frase usando questi aggettivi dimostrativi. Thank you.
Ok, pronti? Bene. Allora, Andres, dimmi tu la tua frase. Mi ha mancato la seconda. Ah, mi è mancata. Mi è mancato. Ma... Anche solo una va bene. Quella fragola che hai scelto non è buona. Mm-hmm. Perfetto. Quella fragola che hai scelto non è buona. Perfetto. E Italo? Tutte quelle donne giovani sono belle persone. Tutte quelle donne giovani sono belle persone. Perfetto. Tutte quelle donne. Benissimo. Bene, 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 bene. Allora, l'idea sarà sempre quella. L'idea sarà sempre l'uso corretto di quello o bello dipendendo dall'articolo che usa. Okay? Non c'è più mistero. L'unica cosa è che ovviamente dovete sempre studiare molto gli articoli e ricordare queste forme. Sì? Vediamo, non mi ricordo se ci sono esercizi qua. No, non ci sono esercizi. Troveremo qualche esercizio. Allora, vediamo, approfittiamo e leggiamo questo riquadro. Andres, leggimi il ristorante. Il ristorante, quel ristorante, o bel ristorante, uh-huh. Quei ristoranti, o bei ristoranti. Bene, Italo, lo spettacolo. Lo spettacolo, quello spettacolo, mm-hmm. Bello spettacolo, quegli spettacoli, belli spettacoli. Perfetto. Ricordati una cosa, Italo, per un tema di pronuncia, perché noi... No, spettacolo. Molte volte tendiamo a mettere una E fantasma, vero? Allora, sì. L'italiano è fatto apposta significa a proposito, in un certo modo. Io dico quello spettacolo perché così posso pronunciarlo come una sola cosa. E dire quello spettacolo. Se io lo pronuncio tutto insieme, quello che faccio è che la E fantasma non la dico mai. Sparisce. Ok? Allora prova a dirmi questo. Quello spettacolo. Perfetto. Vedi? Vedi come... Subito questa E, non le diamo l'opportunità al cervello di metterla. Diciamo, quello spettacolo, bello spettacolo, quegli spettacoli, begli spettacoli. Bene, Andres, leggimi quelli di uomo. L'uomo, quell'uomo. Bell'uomo.
quelli uomini, belli uomini. Belli uomini. Esatto. Okay. Allora, che cosa dice qua? Quello e bello cambiano davanti al nome, ma non dopo. Mm-hmm. Se io uso bello dopo al sostantivo o nome, non ho tutte queste regole. Ho semplicemente genere e numero. Per quello io dico, se lo uso dopo, uomo bello, uomini. Come sarà uomini, Andrés? Se lo uso dopo? Belli o quelli? Belli. No, quel occhio lì. Ah, in, dopo si può solo con bello. Sì. Ok. Sì? Allora, belli. Se lo uso prima, dico che certo, quegli uomini, belli uomini. Ma se lo uso dopo, dico semplicemente uomini belli. Come sarà donna, Italo, se lo uso dopo, bello? Donna bella. Donna bella. E al plurale? Donne belle. Perfetto. Sì? Allora, se io uso l'aggettivo dopo, bello, ovviamente quello non si può, e devo avere solo... genere e numero, non ho più regole. Bello, bella, belli, belle, basta. Solo quando lo uso prima ho tutte le regole. Ok, allora facciamo, perché mi interessa questo. Trovato esercizi da fare. Ok, guardate qua. Quello è bello. Quel vestito è bello. È un bel vestito. Allora, fate, non è necessario che fate tutto, è troppo lungo, però almeno i primi, non lo so, 1, 2, 3, 4, 5, i primi 5 fateli subito e li controlliamo.
perdón. Pronti? Sì. Pronto. Sì. L'orecchini. Pronto? Bene. Ok. Allora, Italo, il primo. Quei vestiti sono belli. Perfetto, quei vestiti sono belli. E quello a destra? Sono dei bei vestiti. Perfetto. Andrés, il secondo. Quello zaino è bello. Aha. Poi? È un bello zaino. Perfetto, è un bello zaino. Ok, Italo. Zaino sono quelli. Quelli... zaini sono belli. Perfetto, quegli zaini sono belli. E l'altro? Sono dei belli zaini. Benissimo. Andrés? Quel orecchino è bello. Così, con la L? Apostrofo? Sì. Perfetto, quell'orecchino bello. È un bell'orecchino. Bell'orecchino, super. E finalmente Italo? Quegli orecchini sono belli. Mm-hmm. Sono dei begli orecchini. Perfetto, super. Allora, come avete visto, sapendo gli articoli, non dovrebbe essere troppo complicato questo, è solo abitudine. Ricordarsi quando lo usiamo, dobbiamo ricordare che esiste una regola e poi ricordare semplicemente le forme. Poi con il tempo questo diventa molto automatico, quello è interessante perché è, arriva un punto in cui non lo pensi perché come funziona come un articolo ha la, il ragionamento dell'articolo. Tutti gli articoli hanno un perché, vero? Allora diventa molto automatico dire quello, quegli, quelle, è molto, molto alla fine semplice, però all'inizio bisogna sempre ricordarlo, stare attenti. Bene, allora per oggi finiamo qua. Vi lascio.